Ciao amiche, ciao amici, vediamo il metodo della Matrix mentale, il mio nuovo metodo applicato alla liberazione dei veleni mentali. Intanto, quali sono i veleni mentali? Beh, il primo, la radice di tutto è l'ignoranza, diciamo così, l'ignoranza del credere che la vita sia un qualcosa di permanente, l'ignoranza del credere che noi siamo delle monadi e che non dipendiamo da tutto ciò che ci circonda. Dall'ignoranza nasce l'egoismo e dall'egoismo nascono tutti gli altri veleni mentali, l'invidia, la rabbia, l'odio, la gelosia e chi più ne ha più ne metta. Ora, come fare a eliminare questi veleni mentali? Beh, intanto devi accorgerti che ci sono, questo è il primo passo e puoi provare, ad esempio, per vedere se non hai egoismo, a fare un atto di generosità verso le persone e vedi come ti senti a farlo, senza pretendere nulla in cambio. Ovviamente, più che per capire quanto sei generoso, stato di generosità non devi farlo verso i tuoi amici, ma devi farlo proprio verso le persone per le quali hai avversione, per le quali hai antipatia. Se non riesci a farlo, forse puoi usare la Matrix mentale. La Matrix mentale è, diciamo, utilizza un metodo immaginativo che prevede, a livello immaginativo, iniziare a creare un tuo avatar che abbia le caratteristiche, ad esempio, opposte a quelle del veleno mentale che vuoi eliminare. E devi crearlo in modo tale che tu puoi vivere un'emozione collegata a fare un atto, ad esempio, nel caso se vogliamo agire sulla generosità, crei l'avatar con la generosità e fai prima un atto di generosità proprio visualizzando la persona che, verso la quale invece vorresti fare esattamente il contrario. Cioè a livello immaginativo devi fare il contrario di quello che fai normalmente. Dopodiché devi caricare di emozione questo. Andare a riviverti una situazione della tua vita in cui tu sei stato vittima, ad esempio, diciamo, vuoi andare a combattere, ad esempio, mettere un antiveleno all'invidia, in cui tu sei stato vittima di invidia, ad esempio. Come hai sofferto per questo? Perché poi l'invidia prevede che sparlino di te, che ti dicano delle cose negative che ti mettono in cattiva luce rispetto ad altri, vatti a vivere tutte queste situazioni e vedi di ribaltare la situazione invece facendo atti, diciamo, che vanno contro questo, quindi atti di generosità. Parlare bene proprio della persona che ti sta più antipatica, esaltare le doti della persona che ti sta più antipatica, farlo a livello mentale, mettendo l'emozione che hai provato tu, la sofferenza che hai provato tu nel vivere l'invidia, nel subire l'invidia, nel subire le maldicenze delle altre persone. Dopodiché, una volta che sei riuscito a costruire, l'ideale sarebbe fare veramente un atto simbolico che vada nella direzione della Matrix mentale che hai costruito. Questo ti permetterà, in modo molto rapido di eliminare il veleno mentale che vuoi combattere. Bene, per questo video era per rispondere a Simona che mi segue su YouTube. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!